Ehi, hey, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Le carte leggendarie. Nello scorso video ho sconfitto sia Rex che We Will Underwood, quindi sono pronto ad affrontare altre sfide. Devo affrontare anche altra gente qui prima di affrontare il marionettista, o meglio, quello che è controllato come una marionetta, ma comunque ci arriveremo poi. Devo portarti informazioni utili di un certo duellante prima di poterti sfidare, si chiama Yugi, sai dov'è? Sì. Lo si vede spesso al negozio di giocattoli, buono a sapersi. Ecco, ora possiamo duellare. Quindi se gli dicevo no, che faceva? Non andava bene? Comunque sia. Vai, finiamo il turno, abbiamo già evocato. Eccola là, te pareva? Che miseria. Neanche a farlo apposta mi ha subito distrutto il mostro perché aveva l'attributo superiore. Grande! Quanto amo questo gioco. Avevo Doron il doppio in mano? Perché lo chiamo Dorion? Non lo so, mi esce Dorion. Ma ad ogni modo, questi scontri sono giusto di contorno, serviranno ad arrivare poi a incontri sempre più importanti. Ora, Doron è tipo è attributo acqua, quindi ho paura che se mi caccia un'altra nuvola, gli faccio ciao ciao con la manina. La cosa che più mi piace di questo gioco, l'ho già detto ma lo ripeto, è sicuramente la velocità, perché anche hai 8000 life point da mandare via dall'avversario. Comunque è veloce il gioco, quindi non senti il peso di aspettare che lui pensi la mossa che deve fare e poi ecco, già è finita. 2 minuti, quanto ci ho messo? Neanche 2 minuti, neanche. Mamma mia che bello. Tartaruga tigre. Vabbè, 183 costo, che cavolo. È stato un buon modo per scaldarmi, ora batterò Yugi e mi farò un nome. Devo sbrigarmi a trovarlo. Dovrei dividere le mie informazioni con gli altri. Mai Valentine, forse la miglior duellante donna? L'ho vista vicino al palazzo. Se ti sbrighi potresti sfidarla. Quindi devo sfidare Mai? Però prima di affrontare il tizio con i piercing sul volto, dobbiamo parlare con questo ragazzo qui che ci dà qualche info. Girano brutte voci su quel negozio di carte. Di solito è ok, ma se ci entri da solo con una carta rara, dicono che non ne esci fuori vivo. Nessuno sa cosa succede davvero nel negozio. Questo ho sentito. C'è questo suono. E possiamo andare a controllare quindi il negozio di carte ora. E il negozio di carte si trova qua. Entriamo. Attenzione. Benvenuti. Oh, tu sei... Devi essere Amos. Ti sei fatto una grande fama negli ultimi tempi. Si dice che tu sia un duellante fortissimo. Sai, ti aspettavo. Volevo invitarti a uno spettacolo speciale. Sentendo della tua bravura volevo proprio vederti. Sì, voglio davvero farti vedere il mio spettacolo. Ma stiamo stretti qui. Scendiamo giù. E questo? Ma come? No, continua a vendere lui. Bello sto posto. Questa è la camera dei duelli. Siediti. Ora io e te ci godremo un bel duello. Ma siediti dove che stiamo in piedi? Accomodati al massimo. Sorpreso, non puoi muoverti, eh? La regola del duello: chi perde finisce a fette. È una bella regola per un duello diabolico. Io sono uno dei ghoul. Vediamo quanto sei forte. Eccomi. Benvenuto. Oh, lui è un ghoul, uno di quelli che ricercano le carte rare. Attiviamo il Curry di Moyen. Attiviamo la Afro della Verità. Schiamo ben due carte. Qui sono potenziato. Perché il terreno mi è favorevole. Molto molto bene. Lui non dovrebbe avere mostri luce, ma solo mostri demone. Quindi penso di stare tranquillo. Però attacco con mostri un pochino più forti, perché la difesa dell'avversario è alta grazie al terreno. Ma anche l'attacco è più alto. Va buone, va buone. Niente, attacco ancora perché non posso evocare. Cioè posso, ma mi distruggerebbe in un attimo, infatti. Tanto è. La Chimera, che è vento, potrebbe farmela a fette il prossimo turno, ma intanto in questo gli faccio danno. Se poi dovesse per pura coincidenza sconfiggermi anche la maschera, beh, si va di buco nero. Quanto attacco ha questo Kuribo? 7,15. No, peccato. Devo attaccarlo ancora più forte. E via. Dunque, Arcana non dovrebbe darmi una Locator Card, ma dovrebbe darmela Mai.
che però non so dove sia in questo momento. La lampada mistificatrice o come si chiama è andata via. Oh, che bel danno. Dai, con sto sipario, con le mani scheletriche che esce da là dentro. Vai, evochiamo questo. 7,50, 7,80. E che cavolo. Sì, posso guardarlo quando mi attacca, però non lo guardo. Guardo solo il danno che mi fa. Quindi non è che lo tengo a mente. Va bene. Abbiamo capito. Attacchiamo. E anche se non bastavano questi, potevo comunque evocare e attaccare poi. Vinta facile facile, eh. 10.000 domino. Mago nero. Ah, questo è bello però. Questo è il mago nero di Arcana. Penso che sia il mio mago preferito in questa posa. Mago snello è fra i migliori. Altissimo potere in attacco e difesa. Mago snello. E smilzo. Ho perso. Ah, la lama si sta avvicinando. Aiutami, ti prego, il lucchetto. Oh, sono salvo. Ah, Mari. Sembri forte, Amos. Hai intralciato i miei piani. Non pensare di farla franca. Questo stupido me ne disperò. Se ne va da solo, dice, ma fa il giro. No, le lame, voglio le lame. Aspetta, posso andare di qua? Sì, posso andare a fargli un po' di tea bag. Ma non va perché non ha l'input. Come faccio tea bag? Non si può fare tea bag con questa mani in questo gioco. Bella però sta stanza. Non la visiterò mai più. Ah, volendo pure scomparso. Va bene, però volendo. Questo non sa niente. Niente vidi, a posto. Niente vidi e niente saccio. Oh, a questo punto. Ah, ma è... cioè, ma cosa? Ah, è al negozio di giocattoli? Salve, Jay Wither mi ha parlato di questo negozio. Anch'io duello. Tutti i clienti abituali sono molto forti. Se compro delle carte, forse anch'io diventerò forte. Ma scusami, vai da un'altra parte a comprare carte. Mi spiace, devo rifiutare la tua sfida. Non riuscirò a batterti con il mio deck. Va bene, Marik. Aspetta, ma... Gli vado sotto a questo? Ma... Però qui no. Qui... Ah... Oh, una volta tornati qua a Piazza Campanile, se riusciamo nella mappa abbiamo due nuovi posti, Palazzo e Ponte. Andrei a Palazzo prima perché qui dovrebbe esserci Mai, che ci dà la nostra sesta Locator Card, o almeno dovrebbe. Ah, certo, ma non scommetto Locator Cards, ne ho già 5. Ah, ok. La prossima te la darà Joy Wheeler. Ah, quindi lei non ci dà la Locator Card, è troppo facile. Ok, quindi... Ah, qui non mi piace il posto. Qua ci perdo. Beh, però foresta batte vento, quindi sono un po' più tranquillo. Ho capito il tuo gioco, ho capito. Quindi dovrei in realtà farmi un deck adatto per ogni sfida e cambiarlo poi all'occorrenza, però sinceramente non ne vedo il bisogno ora come ora. Ah, questo è un mostro terra, però potrebbe sconfiggermelo facilmente con il tipo vento. Vabbè, devo stare un po' attento, dai. Attacca sicuramente, infatti attacca. Brava Mai. Però la potenza di 1430 di base. Snappiti, che male che ti faccio, Mai. Niente Locator Card però da lei. Non importa, non importa. Un altro mostro tipo terra che non evoco. Non importa, mi sa che... prossimo turno è fatta, in teoria. Belli sti duelli, belli. Ho vinto facilmente. Però... Wow, si è svegliata all'improvviso, si è svegliata. Ma ci va, metti qua, via. Sparisci. E... Bang, che attacco finale e vinta. Wow. 8.000 domino. Arpia splendente. Sì. Lady Arpia. Mostro femmina, metà donna e metà uccello. Potenzia i draghetti delle arpie sul proprio campo. Ah, ma è la Lady Arpia con l'effetto, quindi. E qui non è censurata, ma non si capisce niente. Tutti quanti pixel sono. Io, come ho perso? Sei molto bravo. Io sarei dovuto andarci giù pesante.
ripensarci, non potevi essere debole. Non se sei amico di Yugi e Joy Wheeler, o sono loro che sono deboli. Oh, Pog qui, eh? Ciao Amos, cosa ci fai qui? Sto duellando. Ok. Ah, sì, tieni duro, eh? Quante carte ti sei preso finora? Come, già così tante? Oh, devo sbrigarmi. Non dovrei perdere altro tempo qui. Vado a cercarmi in fretta qualche duellante. Ehi, ci vediamo, buona fortuna. Ciao. E dopo il palazzo, dopo aver affrontato Mai, possiamo andare al ponte. Wow! Vermi, fuori dei piedi! Nessuna resistenza, patetico! Tu sei il braccio destro di Yugi? Non è vero, è il Joy braccio destro, è il massimo sarò la gamba. Ascoltami, di questo a Yugi, digli che accetterò sempre la sua sfida, capito? Non serve aspettare le finali del torneo. La prossima volta che lo incontro, per lui è la fine. Oh, t'apposto, amico. È troppo forte, Seto Kaiba. Ho giocato contro molti altri duellanti, ma lui è davvero speciale. Boh, fra, che te devo dire? Seto è controllo assoluto. Va bene, è vero, eh. E Barbie parla con te. Oh, un duellante anche qui. E beh, amico mio. Siamo a Duel City. Cerco il mio fratellino, è piccolo, ma è bravo con le carte. Oh, attenzione! Eccolo! Tu, Amos, un duello. Innanzitutto, ciao. Questa non sarà facile, mi serve un mostro luce per sconfiggere un mostro demone. Cavolo, tutti sopra 900 stanno. No, no, no. È forte, è forte. È forte lui, mi sa che perdo, eh? È forte, è forte. Bravo. Vabbè, non è grave alla fin fine, eh? L'unico problema è che bisogna stare attenti ora e fare un deck adatto. Quindi mi dovrò mettere d'impegno e fare un deck o demone o luce, che è ancora meglio, così lo sconfiggo facilmente. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo vincerò sicuramente la sfida, non perderò assolutamente. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.